puntata di Casentino 2000 TV ci occupiamo di due argomenti che potete trovare anche nel nuovo numero di luglio di Casentino 2000, da oggi in edicola sempre a soli 2 euro. Iniziamo facendo il punto sull'incerta situazione della Mabo, a seguire uno speciale dedicato alla nuova associazione Prospettiva Casentino. Mabo, dopo 2 anni di promesse, annunci, improbabili salvatori della patria, lavoratori e creditori sono sempre in attesa di risposte. Sono più di 2 anni che la situazione della Mabo incombe direttamente su tante famiglie del Casentino e indirettamente su tutti i cittadini della vallata. Da tempo per le strade non si vedono più transitare i grandi camion che trasportano parti di prefabbricati. Da tempo i piazzali dei 2 stabilimenti di Bibbiani del Corsalone appaiono sempre più vuoti. La crisi di questa realtà produttiva, che tra dipendente e indotto impegnava qualche centinaio di persone, rappresenta un macigno pesante per questo territorio. Un peso enorme che si aggiunge ad una crisi più ampia che da anni ormai ha investito anche questa vallata. Sarà anche per questo motivo che in tanti, quasi ogni giorno, ci esortano e ci spingono a parlare di questa vicenda. Alcuni ci hanno lasciato anche qualche testimonianza, qualche notizia, e lo hanno fatto chiedendo a noi riservatezza. Naturalmente comprendiamo benissimo il perché delle richieste che ci vengono fatte, ma certo così tutto diventa più complicato. Come fare a dare informazioni se poi nessuno, per varie ragioni, è disposto a concedere interviste, a fare dichiarazioni pubblicabili, a rilasciare commenti? C'è da dire che capiamo molto meno tutti i principali attori di questa crisi, che hanno sempre mostrato poca propensione a condividere fino in fondo con la comunità casentinese tutto quello che sta accadendo. I tentativi di ripartire, le difficoltà, i problemi. Questo atteggiamento non permette di sapere e riportare notizie e, oggettivamente, lega le nostre mani, limitando il diritto alla conoscenza e all'informazione. Così la volontà di fornire notizie certe e sicure, conferme e dati chiari e definitivi, e il desiderio di conoscere che sale dall'intera vallata, si scontrano con una realtà dove regna da mesi il silenzio. L'ultimo articolo sull'argomento, fatto da un quotidiano, risale ormai al dicembre scorso, poi più nulla. Ci sono soluzioni vicine? Oppure l'ipotesi più drammatica che si sta profilando all'orizzonte per la Mabo è la definitiva chiusura? Queste domande stringono come una morsa il futuro del Casentino, portando ansia, sofferenze e paura. Per quanto ci riguarda, dal 2012, ogni volta che siamo riusciti ad avere dati concreti li abbiamo prontamente pubblicati e nel numero di Casentino 2000 di luglio proponiamo aggiornamenti che vorremmo che fossero seguiti da altri contributi che aiutino a fare luce e diffondere conoscenza su tutti i diversi aspetti che caratterizzano l'intera situazione Mabo. Per questo, anche attraverso la nostra web TV, vogliamo fare un appello alla proprietà, al commissario straordinario, al dottor Marco Manca, ai vertici sindacali, all'amministrazione provinciale, alla direzione territoriale del lavoro di Arezzo, insomma a tutti coloro che hanno avuto e hanno un ruolo in questa storia. Le pagine del nostro giornale e le telecamere della nostra web TV sono a vostra disposizione per spiegare, raccontare, dire finalmente cosa è realmente accaduto e potrà accadere. Forse qualcuno, certamente più esperto di noi, potrebbe obiettare che in queste vertenze non si può perdere tempo per interviste, dichiarazioni, comunicati, e che è meglio far rimanere tutto un po' defilato. Purtroppo però, per ora, il riservo sembra sia stato utile a poco, e allora perché non provare a cambiare strategia? Attendiamo quindi, con fiducia, delle risposte da parte di tutti. Nasce Prospettiva Casentino, un'associazione voluta da un gruppo di imprenditori casentinesi che rappresenta una grande opportunità per tutta la vallata. Prospettiva Casentino, è questo il nome scelto, sicuramente significativo, per questa che non è solo un'associazione, ma un vero e proprio progetto di rilancio e sviluppo per la nostra vallata. Tutto nasce dall'idea di vari imprenditori del Casentino che sul nostro territorio possiedono alcune tra le più grandi e fiorenti aziende. Sono loro che hanno deciso di dare vita a questa associazione e di investire sul Casentino e i casentinesi. Prospettiva Casentino nasce nel giugno 2013 per finanziare lo studio del professor Deepak Pant, docente di antropologia e sistemi economici comparati e fondatore e coordinatore dell'unità di studi interdisciplinari per l'economia sostenibile presso l'Università Cattaneo di Castellanza.
Il professor Pant affianca le organizzazioni governative, non governative o aziendali di tutto il mondo per aiutarle a pianificare interventi strategici legati allo sviluppo sostenibile. Il professore viene considerato il pioniere dell'Extreme Lands Program, o studio delle terre impervie, che comporta indagini statistiche ed etnografiche sulle zone più marginali del mondo, nonché l'elaborazione di un piano di sviluppo sociale ed economico specifico per quei territori. In ambito accademico è considerato il guru dello sviluppo economico sostenibile. Grazie a Prospettiva Casentino, il professor Pant è arrivato in Casentino. Anche per la nostra vallata ha messo a disposizione le sue conoscenze e capacità, nonché il suo team e i suoi strumenti di indagine, per ideare anche sul nostro territorio un piano d'azione di rilancio e di sviluppo. Il professore ha esposto la sua relazione sul Casentino, stilata dopo numerose ricerche, indagini e interviste eseguite sul territorio, giovedì 19 giugno al Cinema Italia di Soci, durante la presentazione dell'associazione alla cittadinanza. Il professore ha fotografato in un lungo intervento la situazione casentinese, partendo dai punti negativi, da quelle cose che nella valle creano disvalore. Punti di disvalore, cioè una bruttura ambientale o un luogo precario, vulnerabile, o un luogo una carcassa industriale abbandonata, non solo è una cosa che non dà più valore, ma è una cosa che attivamente toglie valore, erode valore. Questo noi abbiamo chiamato disvalore. Qui c'è una geografia di disvalore notevole qua, nonostante il involucro generale bello. Quindi questo disvalore, questo può essere un problema, a mio avviso, è un problema. E poi dopodiché abbiamo visto che c'è un invecchiamento della popolazione marcato, quindi vuol dire anche una tendenza da una parte positiva di longevità, dall'altra parte negativa di non fare figli, non credere nel futuro, non fare la coppia, non fare la famiglia, non procreare bene, e quindi questo c'è. Questo abbiamo visto. Allora, poi dopodiché c'è un clima comunque tendenzialmente, questo non è solo casentino però, un po' dappertutto gli italiani sembrano un po' più depressi ultimi pochi anni, vabbè. Comunque anche qua c'è questo un po' di sfiducia dalle interviste molto mirate che abbiamo fatto anche ai giovani, e questo va contrastato, abbiamo visto. Anche alle nostre videocamere il professor Pant risponde ad alcune domande per chiarire diversi punti del suo intervento. Dopo il suo studio, quindi lo studio che ha fatto sul Casentino, quali possono essere allora gli interventi da fare qui nella valle? Abbiamo individuato 4 ambiti di interventi, 3 diretti, una indiretta. 3 diretti sono: uno è di concentrazione sul mondo tessuto produttivo locale, diversificazione, miglior commercializzazione dei prodotti locali, tutto quello che riguarda affari produttivi. La seconda invece è creazione di un laboratorio in modo da far nascere le nuove imprese, aiutare tecnicamente chi ha idee e aiutare creativamente chi non ha idee ma ha capacità. Quindi chi ha capacità o ha voglia di fare qualcosa però non sa cosa, la suggerire delle buone idee. La chi invece ha delle idee e passioni però non ha tecniche commerciali o tecniche industriali, capacità, allora là dare supporto tecnico. Questo è il secondo. E terzo invece avevamo pensato di creazione di un marchio casentino, un luogo come Griff, trasformare il luogo in una specie di Griff, creando una specie di protocollo di gestione di tutti condiviso, in modo che sia massima qualità, e anche un luogo può diventare un brand, un marchio di serio. Questo è creare valore di marchio del territorio. E poi queste sono azioni dirette che possono fare già società civile, possono fare gli imprenditori come cittadini attivi del proprio territorio. Poi indirettamente invece devono fare stimolo e spronamento alle amministrazioni per aggiustare quello che noi chiamiamo l'assetto territoriale, ambientale, paesaggistico, infrastrutturale, hardware della società.
su quello invece devono fare da pungolo, stimolo, spronamento, idee, questo è azione indiretta, quindi questo è quello che abbiamo pensato. E quindi ci può essere un futuro per i giovani in Casentino? Certamente, molto. Quindi diciamo i ragazzi che restano possono qui trovare qualcosa, secondo quello che è emerso dal suo studio? Secondo me non solo possono far trovare qualcosa, ma possono fare qualcosa. Questo è più importante che trovare qualcosa. Possono fare tante cose, bisogna aiutarli a poterle fare. Cioè, più che trovare posto fisso, io non penso in quella logica. Sì, ci saranno anche molti posti di lavoro che creeranno, ma i giovani possono fare tante cose qua e possono rimanere qua pur viaggiando, pur conoscendo il resto del mondo, anche magari per alcuni periodi passando anche all'estero o altre regioni per esperienza, eccetera, però possono fare. E la struttura diciamo un po' chiusa, diciamo che il Casentino è un po' chiuso geograficamente anche per le infrastrutture, i trasporti, è un punto che ci penalizza oppure anche questo si può in qualche modo migliorare, cambiare? Ma io per certe cose crea più costo e più difficoltà di gestione questa cosiddetta chiusura o infrastrutture un po' ristrette. Da una parte è vero che un po' crea più difficoltà e costi, trasporti, movimenti, eccetera. Ma dall'altra parte è quella che ha anche salvato il luogo. Il luogo non è diventato un transito, è diventato una destinazione. Dobbiamo puntare di diventare Casentino come una destinazione e non come un transito. Quindi un'eccessiva frammentazione del territorio o eccessiva porosità del territorio, creando tante infrastrutture che poi questo diventano invasive. Quindi alla fine io, se dovessi fare un conto complessivo, io non credo che sia stato meno. Cioè, se facciamo un bilancio, allora direi che questa cosiddetta chiusura non è stata solo negativa, ha lati positivi, ha salvato Casentino. Sul palco il professore ha evidenziato anche gli aspetti positivi del Casentino, dai quali la valle e i suoi abitanti possono ripartire. In vetta alla lista dei punti sui quali scommettere, per il professor Pant c'è sicuramente il turismo. Come ha detto anche a noi, il Casentino deve diventare destinazione e non transito. Ma il turismo qua, io vedo incredibile potenziale di turismo, ma non un turismo solo vacanziero. Un turismo di mille facce e multi target, di molti tipi di clienti, utenti e anche di multi stagionale. Un turismo molto ben distribuito, ben spalmato lungo l'arco dell'anno, quindi non crea delle ondate di concentrazione e non crea grandi vuoti o spegnimenti culturali e commerciali. Quindi questo tipo di turismo ben gestito è possibile qua. Ha tutti gli ingredienti per poterne fare, e anche là qui una piccola organizzazione, un piccolo rilancio, io vedo grandi possibilità. Poi turismo, come sappiamo tutti, turismo non è un settore, come molti pensiamo, turismo è un filone intersettoriale. Turismo aiuta l'industria, aiuta l'artigiano, aiuta chi fa le sedie, chi fa la ristorazione, chi fa trasporti, alle banche, a valuta. Cioè mille servizi, mille commerci, mille produzioni, mille destinazioni vengono poi esaltate dal turismo. Turismo come quel filo di una ghirlanda fatta di tanti fiori, dove i fiori si vedono, ma il filo, quello che unisce la ghirlanda, non si vede. Durante la presentazione di Prospettiva Casentino raggiungiamo anche il presidente dell'associazione, Giovanni Basagni, nonché presidente dell'azienda Miniconf, con il quale torniamo a parlare di come è nata l'associazione e quali saranno gli interventi che concretamente potrà realizzare in Casentino. Allora, lei è il presidente dell'associazione Prospettiva Casentino. Perché è nata questa idea? Da cosa, da cosa siete stati spinti per creare questa associazione? L'idea è nata dal progetto Bussola per il Casentino del professor Pant, e quindi una quindicina di imprenditori ci siamo riuniti per finanziare questo progetto e questa ricerca. E dopo ci siamo detti: perché non continuare in un rapporto di riferimento con il territorio, quindi mettendo a frutto quelle che erano
le nostre esperienze e il nostro modo di lavorare. Quindi è nato Prospettiva Casentino come associazione in questo tipo di indirizzo. È da un anno che stiamo lavorando, che ci stiamo preparando, abbiamo aspettato volutamente le elezioni politiche per presentarsi anche alle istituzioni, quindi alle nuove istituzioni, per poter avere un confronto su quello che potrebbe essere se ci riusciamo a dare un valore aggiunto all'interno del nostro territorio. E senta, diciamo che le idee ci sono, quindi le basi, le idee ci sono, però dopo oggi, pensando a domani, concretamente che cosa farà Prospettiva Casentino per il Casentino, per il territorio? Ma innanzitutto noi vogliamo parlare di progetti, vogliamo parlare di iniziative. Innanzitutto abbiamo coinvolto un gruppo di giovani, perché uno dei nostri obiettivi è quello di progettare il futuro con e per i giovani. E quindi coinvolgendo una parte dei giovani e potendo lavorare con loro. Siamo partiti dalle scuole, vogliamo continuare in maniera importante, quindi sulla parte education, sulla parte di scolarizzazione, perché la cultura si costruisce partendo dalle scuole, come attivo dell'iniziativa. Vorremmo in qualche modo scambiare quelle che sono le conoscenze, potremmo mettere in piedi anche operazioni di mentoring, quindi di poter dare anche dei contributi sull'esperienza, ma non soltanto la nostra, mettere poi proprio in relazione quello che è il Casentino, quello che chiamo che è un territorio che è un organismo vivente a tutti gli effetti, che quindi apprende continuamente e che quindi possiamo intervenire in maniera puntuale trasferendo iniziative, anche testimonianze. Abbiamo fatto l'altro giorno col professor Chierici una testimonianza su Lorena in Casentino, quindi cominciamo a partire dalla cultura, dagli elementi, quindi far crescere in maniera puntuale questo organismo vivente che è il territorio con tutti i suoi componenti. E i giovani che diciamo sono un po' protagonisti, comunque Prospettiva Casentino, il nome già dice che bisogna guardare avanti. E come hanno accolto insomma l'idea di questa associazione? Hanno partecipato ai vostri incontri? Sì, noi abbiamo iniziato anche qui con 3-4 incontri, ogni giorno sono una 20-30 giovani che hanno partecipato a 4, mi sembra, incontri, e aspettavamo comunque di mettersi diciamo in pubblico, quindi di dichiararsi, di presentarsi per poter poi dare seguito a dei progetti un attimino più mirati, anche progetti che in parte dovrebbero scaturire dall'analisi, perché se non c'è una base di analisi puntuale anche le iniziative certamente non possono andare in ordine sparso. Dal presidente capiamo che per Prospettiva Casentino i giovani sono molto importanti. Da loro l'associazione è partita per indagare la nostra società casentinese e da loro vuole conoscere i punti di forza e di debolezza della valle per creare insieme una prospettiva per il futuro. Allora, te come giovane hai partecipato agli incontri proposti da Prospettiva Casentino. Cosa ne pensi di questa iniziativa e di questa associazione? Allora, io ho deciso di far parte di questo gruppo perché penso che possa contribuire in maniera concreta alla crescita del territorio e che diano vita delle iniziative appunto reali che possono aiutare i giovani e non solo. E ho apprezzato molto il fatto che questi imprenditori comunque si sono posti nei nostri confronti in maniera paritaria, mettendoci molto a nostro agio, hanno ascoltato il nostro punto di vista su vari argomenti, quindi ascoltando da noi che cosa secondo noi funziona, che cosa invece è da cambiare e soprattutto il nostro punto di vista, perché era più vicino al mondo appunto educativo, anche per spiegare qual è il rapporto tra il mondo educativo e il mondo del lavoro, che spesso trovano delle difficoltà ad incontrarsi. E, un'altra cosa che secondo me porterà successo a questa iniziativa è il fatto che comunque non hanno deciso di intraprenderla a caso, ma appunto seguendo dei dati ben precisi, dati concreti che sono emersi dallo studio di PANT, che appunto rappresenterà la bussola che ci guida in questo percorso. E come giovane, diciamo, secondo te qual è la prospettiva per il Casentino? Insomma, come si può fare per avere un futuro in Casentino? Allora, io penso che è una valle che per certi aspetti è un po' troppo chiusa, quindi dovrebbe un po' sprovincializzarsi, modernizzarsi, aprirsi al mondo globale, però dall'altro lato non bisogna comunque pensare solamente in maniera negativa, come è emerso anche dallo studio di PANT, che ad esempio i giovanissimi per la maggior parte non immaginano il loro futuro appunto professionale in Casentino.
però in realtà ci sono anche delle realtà d'eccellenza nell'ambito economico, come quelle rappresentate dagli imprenditori stessi, e soprattutto un grandissimo patrimonio sia naturalistico sia culturale che comunque va valorizzato maggiormente. È uno dei punti di partenza da cui ripartire per dare slancio all'economia, insomma. Io credo che sia un buon punto da cui partire per poter provare a rilanciare il Casentino e poter sfruttare soprattutto le risorse che sono presenti nel territorio e nelle persone che stanno in questa vallata. Spero che con questa associazione si riesca a dare appunto questa botta, si può dire, che possa dare nuova vita al Casentino. E quali pensi che siano gli ambiti, diciamo, sui quali puntare per rilanciare la valle? Soprattutto dopo aver visto la relazione che ha fatto il professor Pant, penso che il turismo possa essere una risorsa da sfruttare in maniera molto migliore, in quanto della vallata aretina e della provincia aretina il Casentino presta solo un 10% rispetto a tutto il turismo di Arezzo. E come giovane, come ti vedi in Casentino? Cioè, vedi il tuo futuro in Casentino e speri, quindi vorresti rimanere in Casentino, oppure sei uno di quelli che vorrebbe emigrare, diciamo così? Io spero di rimanere qua, mi trovo bene qua, sono sempre stato qua, ho fatto soltanto gli studi a Firenze e poi sono tornato subito qua in Casentino e spero che il mio futuro sia qua, se poi non trovo il modo andrò via anch'io. E i ragazzi che vanno via dal Casentino sono coraggiosi oppure, diciamo, codardi, nel senso che non restano e non provano a costruire un futuro qui? No, non sono né codardi né coraggiosi, vedono solo tante più possibilità andando fuori di qui, soprattutto vedono possibilità per quello per cui hanno studiato, quindi da un punto di vista è anche forse giusto andare via se uno non trova. Anche il sindaco di Bibbiena, Daniele Bernardini, ci tiene a dire una battuta sull'associazione e in generale su questa iniziativa di speranza per il Casentino. Allora, come sindaco di Bibbiena, che è il comune più grande, comunque uno dei più grandi del Casentino, come vede questa iniziativa e appunto se avere nel territorio, nel Casentino, un'associazione del genere è importante e cosa può comportare? Io penso che avere un'associazione del genere in Casentino è una cosa che è auspicabile, era auspicabile e fa sicuramente molto piacere ai casentinesi, agli amministratori casentinesi in questo caso, perché sicuramente lo spirito con cui è nato è quello giusto, è quello dell'amore per il nostro territorio, è quello di un impegno civico da parte di persone che sono attori dell'economia casentinese, quindi potrà portare soltanto delle cose positive. Io in particolare sono particolarmente soddisfatto perché comunque questa cosa presa il via anche da una mia iniziativa di un anno fa, quindi questo mi dà un ulteriore motivo di soddisfazione. E i comuni potranno chiedere qualcosa di veramente concreto all'associazione, quindi non solo idee ma anche progetti concreti da realizzare? Ma io penso che i comuni possano collaborare essenzialmente con questa associazione, che avrà sicuramente delle proposte da fare, e un compito dell'amministrazione sarà sicuramente quello di facilitare le attività che l'associazione promuoverà e non ostacolarle, che per quanto riguarda gli enti pubblici a volte è già qualcosa, conosciamo cosa vuol dire l'amministrazione pubblica in Italia, quindi è auspicabile una forma di collaborazione assoluta, perché comunque quando l'auspicio è questo, quando le motivazioni dell'impegno sono quelle dell'amore appunto del territorio, fare qualcosa del territorio, l'amministrazione pubblica non può che supportare le idee. Alla presentazione sono intervenuti anche tutti gli altri industriali che fanno parte dell'associazione. Il consiglio direttivo, salito sul palco per ribadire ancora una volta i punti di intervento dell'associazione, ha sottolineato il bisogno e la necessità di smuovere qualcosa nella nostra valle e di promuovere interventi concreti per migliorare il Casentino. Un primo passo che Prospettiva Casentino muoverà verso un reale sviluppo della valle sarà la creazione, con il supporto tecnico di Aruba, azienda che fa parte dell'associazione, di un sito di promozione del Casentino, un sito turistico potremmo dire. Si chiamerà casentino.it, sarà un aggregatore di idee e contenuti casentinesi e di eccellenze che possono rendere unica la nostra valle. Lo ha illustrato proprio Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba. Mi ricollego a questo tornando al discorso del sito web, no?
anche per chiarire qual è lo scopo e l'intento dell'associazione, altrimenti si corre un po' il rischio di voler sembrare o di avere la presunzione di essere salvatori della patria, tutt'altro. E il sito che cosa ha intenzione di fare? Ha intenzione di valorizzare l'esistente. Quindi non crediamo che ci sia una carenza di contenuti, di iniziative, piuttosto che di informazioni, ma quanto c'è una carenza di collegamento fra queste informazioni, perché vengono fornite in maniera frammentata o molto specifica. Guardiamo al, non lo so, al mondo dell'escursionismo piuttosto che delle associazioni sportive, si occupano di un tema specifico, manca un contenitore, se vogliamo, più generale, che permetta di unire tutti i puntini. Quindi non è la pretesa di saperne di più di tutti coloro che già si sono occupati di un argomento con competenza e anche con passione, ma semplicemente dare un supporto, dare un aiuto, aiutare a fare rete per permettere a qualcuno che vuole accedere a queste informazioni a proposito della valle, o per viverla, o per visitarla, o per qualunque altro scopo, di poterle trovare in maniera più semplice, più facile. Quindi, di nuovo, non un doppione, ma un qualcosa che permetta di valorizzare. L'associazione è aperta a tutti, chiunque può farne parte e chiunque può pensare a qualche idea o progetto per la vallata. Prospettiva Casentino non è un movimento politico, non è una lobby di categoria, non è legata ad alcuna ideologia, e benché gli industriali casentinesi mettano a disposizione le loro risorse e il loro tempo, le loro aziende sono fuori da questa associazione. Ne fanno parte come se fossero dei comuni casentinesi che hanno a cuore il loro territorio, come persone illuminate che hanno visto nel Casentino grandi potenzialità, ma anche grandi sprechi di risorse e di occasioni. Questa associazione è una cosa del tutto nuova per la nostra valle, sicuramente un'opportunità da non sprecare, ma anche un elemento che deve far riflettere. Se per creare qualcosa di buono in Casentino si sono dovuti riunire in un'associazione i più grandi industriali e imprenditori della zona, ci chiediamo: a che serve la politica? Soprattutto, dov'è? A cosa servono le istituzioni e gli enti di vallata? Non è loro il compito di promuovere un reale sviluppo della valle? Da tutta la relazione del professor Pant rimaniamo colpiti da due dati in particolare, che sono stati rilevati tra la popolazione casentinese. Il primo riguarda le associazioni presenti sul territorio. Dal team del professore ne sono state censite ben 241. Questo significa che ogni 150 residenti è presente una realtà associativa. Un numero molto elevato, simile a quelli registrati nel Trentino e nelle regioni del Nord-Est. Un dato da un lato positivo, che dimostra il forte senso di appartenenza alla comunità casentinese, ma dall'altro anche negativo, in quanto può indicare la grande frammentazione delle associazioni, la loro scarsa cooperazione e il forte campanilismo che si respira tra i comuni casentinesi. L'altro dato che ci ha molto colpiti invece riguarda i giovani. Alla domanda del team del professore «Immagini il tuo futuro professionale in Casentino?», il 61,9% dei giovani ha risposto no. Solo il 38,1% vede il suo futuro nella vallata. Un dato triste e per certi versi allarmante. Speriamo che questa particolare associazione possa davvero creare una prospettiva nuova per il Casentino e dare ai giovani della vallata un buon motivo per restare e creare qui qualcosa di buono. Siamo fiduciosi che riesca a dare in mano a tutti una lanterna, quella che secondo il professor Pant può illuminare i passi verso il futuro. Bussola non dà obiettivi, bussola ti dà direzionalità, come camminare in una foresta nel buio con una piccola lanterna in mano che ti illumina solo 10 passi. Però se quelli 10 passi compiuti e la lanterna è salva, la fiamma non è spenta, si è mantenuta, allora altri 10 passi saranno illuminati. Per vedere o rivedere tutte le puntate di Casentino 2000 TV, visitate la pagina sul nostro sito casentino2000.it. Se avete temi o argomenti da proporre per i nostri servizi, contattateci a frusca@casentino2000.it. Alla prossima!